Giorgio Lamalfa racconta Enrico Cuccia, uno dei maggiori protagonisti della vita economica italiana della seconda metà del Novecento, e lo fa nel suo ultimo libro dedicato interamente a colui che fu direttore generale di Mediobanca, istituto di credito specializzato nei finanziamenti a medio termine, nato nel 1946 dall'unione di tre istituti. Una tolda di comando sulla quale il banchiere di origine siciliana rimase fino agli anni 90 con la carica di presidente onorario. E alla presentazione del volume, avvenuta alla Sala Buzzati del Corriere della Sera, c'erano, oltre agli eredi di Cuccia, alcuni dei più grandi nomi dell'economia italiana. Alcuni dei personaggi che più hanno aiutato lo sviluppo economico italiano del Novecento sono meridionali, perché il capostipite di questa genia di persone è Francesco Saverio Nitti, che era lucano. Il suo immediato discendente, un uomo straordinario che meriterebbe ben più conoscenza di quanto non si abbia, era Alberto Beneduce, presidente dell'IRI alla fondazione, era di Caserta. Il direttore generale dell'IRI con cui Cuccia lavorò si chiamava Menichella ed era di Vicari, provincia di Foggia, parlo a Telenorba, quindi Menichella è pugliese e Cuccia è siciliano e Mattioli è di Vasto, è abruzzese. Quindi queste cinque personalità, che sono tra le più importanti dell'intero dopoguerra, che hanno aiutato lo sviluppo soprattutto del nord di questo paese, sono personalità meridionali.